Ciao a tutti e bentornati nel canale Spunti di Viaggio. Oggi parleremo dei 10 monumenti più antichi al mondo, basati su documenti storici e evidenze archeologiche. Scopriremo antiche meraviglie che risalgono a migliaia di anni fa. Göbekli Tepe, situato in Turchia. Questo antico complesso templare risale a circa l'anno 9600 a.C., rendendolo una delle prime strutture realizzate dall'uomo. Templi megalitici di Malta. Questi templi preistorici, che si trovano sulle affascinanti isole di Malta e Gozo, furono costruiti tra il 3600 e il 2500 a.C., e sono tra le prime strutture autoportanti del mondo. Piramide di Djoser. Situata in Egitto, nella regione di Saqqara, la piramide a gradoni di Djoser fu costruita intorno al 2630 a.C., durante la terza dinastia dell'Antico Egitto. È la più antica struttura in pietra colossale e la più antica piramide dell'Egitto. Stonehenge. Questo iconico monumento preistorico si trova in Inghilterra, nel cuore di Wiltshire. Fu costruito in diverse fasi tra il 3000 e il 2000 a.C., rendendolo più antico di oltre 4000 anni. Newgrange, situato in Irlanda, nella contea di Meath, Newgrange è una tomba a corridoio neolitica costruita intorno al 3200 a.C. È antecedente a Stonehenge e alle piramidi egiziane, e ci svela la maestria degli antichi costruttori. La Grande Sfinge di Giza. Anche se non è un edificio, la Grande Sfinge è una maestosa statua antica situata sull'altopiano di Giza, in Egitto. Si ritiene che sia stata costruita intorno al 2500 a.C., durante il regno del faraone Cafre. Kataloyuk. Questo insediamento neolitico, che si trova in Turchia, esisteva tra il 7500 e il 5700 a.C. È considerato uno dei primi esempi di urbanizzazione nella storia umana e ci mostra l'antica vita comunitaria. Tumulo di Bougon, situato in Francia. Il tumulo di Bougon è un gruppo di tumuli funerari neolitici costruiti intorno al 4700 a.C. Questi antichi monumenti megalitici ci riportano indietro nel tempo. Agar Khim, situato sull'isola di Malta. Agar Khim è un complesso templare megalitico costruito intorno al 3600 a.C. Questo sito è uno dei migliori esempi di architettura preistorica maltese e lascia senza parole. Napa Hawo. Questo insediamento neolitico si trova sull'isola di Papa Westray, in Scozia, e risale a circa l'anno 3700 a.C. È una delle case più antiche conosciute nell'Europa settentrionale e ci offre un'istantanea della vita delle antiche comunità. Grazie per aver visto il video. Se il video ti è piaciuto, iscriviti al canale per non perderti il prossimo spunto di viaggio.